a Trani, medicina e prospettive di vita, il tema su cui si sono interrogati, cimentati e confrontati, un tema di luminari giunti per l'occasione. Un convegno che ha reso per un giorno la cittadina tranese la capitale della scienza medica. Un pool di relatori di fama internazionale riunitisi per proporre un focus sul tema della professione medica e del manager del terzo millennio. Medicina e prospettive di vita è un tema chiaramente generale. Vi sono però la partecipazione di ostetrici, ginecologi, medici legali, ovviamente come me, virologo, e praticamente allora è un aspetto piuttosto panoramico della sanità di oggi. Quindi vediamo soprattutto nel nostro caso di pensare che se noi oggi possiamo finalmente parlare una media di sopravvivenza di 80 anni, noi possiamo anche utilizzare quelli che sono oggi sistemi di stili di vita, di sanità dell'ambiente e soprattutto per quel che riguarda il concetto dell'alimentazione naturale, di aggiungere ulteriormente altri anni alla vita, addirittura altri decenni, perché sappiamo che sperimentalmente questo può essere ottenuto. Un meeting promosso dal Comune di Trani in sinergia con l'Associazione Nazionale Sclerosi Tuberosa. Presenti quindi medici, avvocati e non solo, tutti interessati a sviscerare il mare magno della medicina con le prospettive di vita che ne derivano. Ad essere garanzia di salute, come sempre, la prevenzione. Noi sappiamo che prevenire sicuramente è meglio che curare. La prevenzione ovviamente è basata su che cosa? Innanzitutto sull'alimentazione. Innanzitutto su un certo movimento del corpo che sempre ci viene consigliato e magari sempre a pensare chissà a quali strumenti particolari. Una buona deambulazione di mezz'ora al giorno già sarebbe una gran cosa. E poi soprattutto chiaramente sappiamo che la possibilità della sanifica ambientale diventa un fatto importante, perché questo prescinde dalla nostra predisposizione, per così dire, genetica. Oggi sappiamo che purtroppo noi riusciamo a essere, per così dire, colpiti dal, parola difficile, dalle NOx, questi agenti nocivi ambientali, però questo poi potrebbe rifarsi sulle nostre generazioni. Quindi noi abbiamo questa responsabilità per una gioventù che deve stare tranquilla, di bonificare l'ambiente e soprattutto a cominciare dalla bonifica delle coscienze.